La rassegna stampa è offerta da... Martedì 22 novembre, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il messaggero Monti, sì a Roma Capitale, prima decisione del nuovo esecutivo per non far decadere il decreto. Crisi, scelte rapide dal Parlamento, telefonata con Obama. Egitto, scontri e morti in piazza, il governo lascia. Fondi neri e nomine, sistema Finmeccanica, ENAV, il PM accusa, tangenti a maggioranza e opposizione. Passiamo alla stampa, borsa in caduta libera, Obama chiama Monti, fiducia nell'Italia, ok al decreto per Roma Capitale, la Lega insorge, testo impresentabile. Milano meno 4,7%, fallisce la commissione sul deficit USA, il Premier scelte rapide, il Parlamento luogo decisivo. Piazza Tahrir travolge il governo, Egitto oltre 40 morti negli scontri, il nuovo esecutivo si dimette. Ecco i favori ai big della politica, inchiesta ENAV parla l'ex consulente di Finmeccanica, il presidente Guarguaglini sapeva. La Gazzetta del Mezzogiorno, studentessa sedicenne violentata nei bagni della stazione di Lecce, due ragazzi abusano dell'amica dopo una buona dose di alcol. Sanità in Puglia, sospetti su 40 gare delle ASL, bloccati 300 milioni di euro e l'assessore Fiore, ora i tagli delle sale parto. Cliniche private al collasso, 2000 da licenziare, consulenze d'oro e parentopoli, l'Ares si difende. A giudizio Sabrina e Cosima, misteri, ma Sara l'ho uccisa io, il verdetto del GUP sul giallo di Avetrana, processo il 10 gennaio, oggi si decide sulla scarcerazione. Premiato a Roma è Tarantino, il mago del web che ha aiutato Obama a vincere. La Gazzetta di Lecce, studentessa sedicenne violentata dagli amici nei bagni della stazione. Si trasforma in dramma quella che doveva essere un'innocente gita in città. La ragazza è stata soccorsa da un capotreno che ha richiesto l'intervento del 118 e del personale della polizia ferroviaria. Equitalia non paga ed è nel taglio alla luce. Curioso incidente ieri mattina nella sede di Via Birago. Sono rimasti al buio gli uffici della direzione e le attività amministrative. Ladri in fuga con i gioielli, furto in casa di un funzionario dell'INPS a Lecce. Concludiamo con il quotidiano I sindaci, no alle trivelle, pronti a marciare su Roma. Dai 7 consigli comunali riuniti a Polignano, un appello al ministro per fermare la Northern Petroleum. Il sindaco di Otranto Cariddi, Otranto, chiederà i danni agli inglesi. Ubriacata e stuprata a 16 anni, denuncia shock di una studentessa, due amici avrebbero abusato di lei nei bagni della stazione. Giallo di Avetrana, hanno ucciso Sara, zia e cugina a processo, a gennaio in aula Cosima e Sabrina. Dilaga la protesta, treni soppressi, tutti uniti contro i tagli. Regioni e comuni, Monti ci ascolti, oggi il ministro Barca incontra i governatori del sud, Errani e Del Rio scrivono al nuovo premier e indicano 18 priorità che aspettano risposte. Tagli ai treni, grande Salento in rivolta, ieri seduta monotematica del Consiglio provinciale, preoccupazione per il ridimensionamento previsto di Trenitalia. La provincia di Lecce, tavolo tecnico con la regione, Brindisi e Taranto. Ma Poli Bortone non ci sta, soluzione tardiva e retorica, e poi Vendola dov'era? Lecce, italiano, l'integrazione parte da qui all'università, 5 corsi riservati agli immigrati, completamente gratuiti. Aspettando le feste piovono Babbi Natale e torna la città dei presepi, tante le iniziative tutte nel segno dell'austerity. Restauro, Sant'Oronzo cambia sfondo, l'antico palazzo riprende colore, completati gli interventi all'edificio Brunetti Scippa, quindi quinta naturale di 1000 cartoline. Finiti i lavori, ecco il moderno all'incrocio tra i viali nobili. La costruzione lungo il corso tra il centro e Piazza Mazzini. Multe, pay la replica rotundo, chi sbaglia deve pagare. Oggi 3 ore di sciopero dell'SGM, disagi in vista. Lecce dovrà spendere 10 milioni in meno, il comune tra gli enti costretti ad ampliare i tagli, monosi non pagheranno i cittadini. Manovre per le comunali, incontro PDL e Io Sud, le distanze restano. Primarie non è detto, le consultazioni interne per scegliere il candidato sindaco del centrodestra non sono state il punto focale del tavolo. I due protagonisti a confronto, Filippo, nuovo governo, no all'esempio Perrone, Gallo, chiuso un capitolo, pronti ad aprirne un altro. Salvemini si allarga, la Capone fa incetta di Big. I filobus si sono persi per strada, rotundo, sono passate 3 settimane dall'annuncio dell'assessore Giuseppe Ripa. 4 dei 12 veicoli si trovano ancora in Belgio presso l'azienda costruttrice, la Van Hol. Fatta ubriacare e stuprata, denuncia shock, non va a scuola e arriva in città per una passeggiata. Finisce male la bravata di una sedicenne di Brindisi in compagnia di due amici, presunti violentatori, un 18enne ed un minorenne.
La ragazza soccorsa sul treno per Bari davanti ai passeggeri. Casarano niente da mangiare e rubano ai domiciliari per evitare il bis. I tre familiari fecero la spesa gratis, possono ripetere il reato. Furti a raffica di verdure e scattano le manette, in azione una donna di Trepuzzi. Copertino, omicidio del socio, salta il verdetto. Prima ascoltate i due testimoni. A sorpresa i giudici dell'appello convocano l'imprenditore e la segretaria che per ultimi parlarono con la moglie di De Santis. Gallipoli, Barba boccia le larghe intese di Coppola. Il parlamentare PDL dice no alla proposta di un accordo che coinvolga tutte le forze. Niente ammucchiate. Infine, la pagina dedicata allo sport. A Roma è mancato il pressing. Nenad Tomovic dribbla il caso Benassi Julio Sergio e spiega le ragioni del flop all'Olimpico. Potevamo osare, abbiamo avuto paura di farlo. Nel frattempo si pensa già al Catania. Giacomazzi è pronto al rientro con Muriel. La nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...